Ciao ragazzi, qui del 38, allora ci troviamo in una situazione, a un delitto e quindi dobbiamo scoprire che Un succede. dossier della polizia. Qualcuno è stato ucciso durante una rapina, ma non hanno rubato niente. Ok. Un registratore audio, eh? Dunque, soffre di stress da lavoro. Insomma, si è rivolto alla persona giusta, è il mio campo. Me l'hanno detto. Mi descriva più in dettaglio ciò che prova. Carico me stesso di forti pressioni. Voglio essere sempre il migliore. E ho un capo molto esigente. Di cosa si occupa per lavoro? Queste conversazioni sono private, giusto? Certamente. Bene, perché se trapelasse qualcosa, lei sarebbe un uomo morto. Sul dossier c'è scritto 1 di 9. In giro potrebbero essercene altri. Qui ci sono delle coordinate GPS. Adoro le cacce al tesoro, ma ho il sospetto che alla fine non troverò un forziere pieno di dobloni d'oro. Ok, interessante. Costume nuovo. Ah, giusto, mi faccio sbloccare tutte queste cose. Vabbè, ma chi se ne. Ok, molto interessante. Molto, molto, molto interessante. Forse c'è un'altra scena del crimine. No, non me ne tiene. Potrebbe essere interessante, ma no. C'è qualche altra missione da fare? Devo forse fare il coso del crimine? Vabbè, faccio il coso del crimine. Ciao Peter, ti confermo che non sono mai uscito di casa. Mi fa piacere. E quindi? Stavo ascoltando la radio della polizia e non fanno che segnalare crimini. Arrivano rapporti a ripetizione. È impressionante, vero? Come fai? Non puoi essere dappertutto nello stesso momento. Ricordi cosa diceva May? Chi aiuta qualcuno aiuta il mondo intero. Sì, ma non ho mai capito cosa intendesse. Ok, hai presente la signora che è venuta al feast con i due bambini l'altro giorno? Quella che hanno sfrattato. Esatto. Quando ha trovato lavoro, poco prima di trasferirsi in un nuovo appartamento, mi ha promesso che farà una donazione per il rifugio, appena incasserà il primo assegno. Noi aiutiamo lei e lei aiuta gli altri. La solidarietà è un moltiplicatore di forza. Esatto. May era grande comunque. Sì, la migliore. Ti invio un indirizzo appena finisco con questa storia. Tieniti pronto e porta i lanciaragnatele. Finalmente! Bene. Non ricordo. Qui era stato visto per l'ultima volta un informatore del Magia scomparso qualche mese fa. Ammetto di sentirmi a disagio. Penso dovremmo interrompere la seduta. Mi scusi, dottore, non volevo spaventarla. Sto diventando paranoico. Come le dicevo, il lavoro mi stressa. D'accordo. Parliamo ancora del suo lavoro. Mi descriva una giornata tipo. Una giornata tipo. Per prima cosa mi sveglio e controllo il telefono per sapere cosa dovrò fare quel giorno. Esco a fare colazione, seguo la dieta chetogenica, presente. Poi faccio il colpo. Ma a volte mi sporco e devo passare da casa per cambiarmi. Al pomeriggio cerco di andare in palestra. Alla sera ceno. Mi scusi, facciamo un passo indietro. In cosa consiste di preciso un colpo? Significa uccidere qualcuno per conto del boss. Ormai sono piuttosto bravo, ho un buon curriculum. Questo tizio sembra un sicario del Magia. Sembra il tassello di una storia più ampia. D'ora in avanti dovrò tenere gli occhi aperti. Come sempre. Bene, dai, fammi vedere se continua la campagna. Sì, perché io non so niente delle missioni che dovranno essere introdotte. C'era un coso qui, prendiamo. Anche non mi va di fare missioni a caso. Sto cercando, ragazzi, sto aspettando che mi parte la cosa. Ah, ma aspetta, ma le abilità non le ho potenziate, no? Non le ho potenziate, faccio schifo. Dovevo. Ok, abbiamo parlato con mais. Lo strano non c'è niente di. Lo stiamo a ottenere tutto. Dai.
Uè. Scusa, però come puoi prendere in giro così, però tanta roba. Oddio, che cosa brutta. Ah sì, si muore. Ma li devo vedere tutti, devo guardare sti cosi, no? Un'altra cosa di suo. Ma ricordo, questo l'avevamo fatto, l'avevo fatto. Ok. Esagerato. Allora, io potrei pure parlare con questa scema, perché secondo me devo fare per forza una missione per... quanto tempo? Facciamo, dai. Facciamo sta missione per sbloccare qualche... missione principale, probabilmente. I miei fan stavano cercando un troll con un avatar molto simile a un costume di Spider-Man. Devo riportare questi tizi dietro le sbarre. Obiettivo? È il momento di bannare senza pietà. Ok. Oh, i miei fan ti lovano, Spidey. Faccia, di qualcosa di controverso. Voglio aumentare le views. Continuate a seguirci. Sta per arrivare un altro photobomb. State giù! Posso continuare però? Wow! Uno scatto da solo! Meglio se scappi! Madonna, che volo che ha fatto! Vabbè, c'era pure quello, eh! La Madonna, è la Madonna, aspetta. XX Before the Dawn XX scrive: questo programma ha vinto tutto e gli muti. Giuro che ti schiaccio. Bellissimo, si è fatto mai da solo, grande. Guarda, a volte siete utili a qualcosa, guarda. Togliamo di mezzo i bazooka. Hai messo su una bella combriccola, Spidey. Ne arrivano altri. Così non c'è gusto. Riequilibriamo le squadre. La Madonna, ma siete in due. Al diavolo tutti quanti. No, picchiate a questo. No, 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 io mi tolgo di mezzo i più disgraziati. Sì, ma non scocciare, non vedi che ho difficoltà. Va al diavolo. Guarda. Ah, mo mi muore quel disgraziato. Ora mi muore, eh. Che volo. No. 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 No, vabbè, però tu mi mettete contro tutta sta gente, ma che volete? No, ma che volete? No, vabbè, vabbè. Già faccio schifo di mio, però mi metti pure contro sta gente. Vuoi soffrire?
Cioè, scade il tempo, io devo ammazzare tutta sta gente, ma ci riesco? No, non ci riuscirò mai. No, chi ce la fa a battermi? Vabbè. Devo giocare tutto su questi disgraziati. No, e basta. Mamma mia, guarda. Giuro che mi stai facendo incavolare. Prego, basta e sparisci. Guarda, ho perso il tempo. Non posso battere a... E che cacchio faccio a battere a questo? No, ma dov'è quello? No, uccidilo, dov'è? Proprio uccidilo, proprio. Pensavo che sarebbe stato più semplice. Sentirai molto male. E vabbè, ma io questo come faccio a batterlo? Devo sperare che spari. Guardalo. È tempo scaduto, un corno, guarda che bestia. Guarda che bestia, come faccio a batterlo? No, abbandona la sfida, è naturale. Non sono a livello di tenere testa a quella merda di tempo. Sì, perché devo colpirli con tutti i modi possibili. L'unico trucco è usare un tizio che gli lancia il bazooka addosso. Sono pronta, ci vediamo alla base. Volevo chiederti, com'è possibile che tu abbia una base in città di cui ignoro l'esistenza? Bella conversazione. Perché mi riaggancia sempre in faccia? Magari non ha riagganciato di proposito. È solo caduta la linea. Magari si aspetta che la richiami. No, comunque niente ragazzi. Già sono di livello 5, però tu non puoi mettere una bestia di Satana e mettermi a tempo. Ma odio quelle missioni. E infatti quel tizio io lo... è l'unico che non posso abbattere. Come faccio a batterlo? Devo arrivare. Devo avere tutte le. La risposta più semplice è che. Mio Dio. Ok, lui parla ancora in tutto ciò, mo l'ho notato. La logica uccide sempre il divertimento. Qual è la quarta. Qual è la quarta generale? Dimmi che almeno abbiamo qualcuno. Un trasporto Sable sembra sparito nel nulla. Segnalazione giunta da Tribeca. Ok. No, niente, John Jonah Jameson, grazie. Ho dovuto perdere tempo con la missioncina del cavo. Su, al lavoro. Ok. Ah, c'è proprio la nave. Allora, dov'è la base di cui parlavi? Wow. Ah, i tuoi giocattoli sono molto meglio dei miei. Base, quindi vuol dire che avremo supporto militare dei mercenari? Wow, spero di sì, raga, come ho pensato, e spero proprio di sì. Tanta roba. Quindi ci sarà una guerra civile ora contro quelle teste calde, mafiose. Adoro l'idea della fortezza invisibile volante. Ma ora che tutta New York l'ha scoperta, Amered non tarderà ad arrivare. Ci conto. Per questo dobbiamo agire in fretta. Ho montato dei laser classe 5. Dobbiamo calibrarlo così non si surriscalda. Per nostra fortuna ho un master in calibrazione. Vediamo. Ok, da dove parto? Muovi l'alloggiamento in posizione. Subito. Ehi, bel laser. Agganciato. Ed è fatta. Non abbiamo finito. Ah. Dobbiamo ripristinare le antenne di puntamento. Certo. Non ho la più pallida idea di cosa siano. Esci dall'hangar e sali in cima ai trasmettitori. Agli ordini. Non dovremmo discutere della strategia da adottare contro Amered? Non c'è molto da dire. Quando lo troviamo, puntiamo il cannone sulla placca che ha nel cranio. Il laser surriscalderà a livelli critici l'acciaio al carbonio, alterandone la struttura molecolare.
e la renderà fragile, così potrò metterlo KO, questo mi è chiaro, ma è sicura che non gli sfonderà il cervello? Se il lupo attacca il gregge, rischia di finire impallinato dal pastore. Ok, ma ricorda la regola, pastorella, non si uccide. Fatto, come andiamo? I sistemi sembrano operativi, ora dobbiamo collaudare mira e potenza. Perfetto, aspetta, non vuol dire che stai per spararmi, vero? Non ancora, ma devi lanciare quei bersagli. Certo, ok, pronta? Pronta. Oddio, ma è la mia impressione o si era fatto in 2D, ragazzi? Certo, mi sto divertendo. Ne arriva un altro. Bel colpo. È la versione militare moderna del tiro al piattello. Oh, oh, ancora uno, per favore. Sei un bamboccio. Dentro ognuno di noi nasconde un fanciullo. Wow. Torna qui, resta un'ultima cosa da fare. Sì, arrivo. Dobbiamo regolare lo stabilizzatore giroscopico di navigazione per compensare il peso dell'ASP. Stavo per dirlo io. Accedi al terminale e aspetta che attivi il sistema. Ah, ok, ok, ok. Sistema pronto? Sono pronto. Ok, dovrebbe funzionare. Ora siete una squadra, Corini, ma non sarà sufficiente. Sable, mi servirebbe una mano qui. Il laser è andato. Puoi sistemare. Ma come è intervenuto bello e buono. Ok, nel frattempo ballo un po' con Hammerhead. Sistemiamoti una volta per tutte. Devo farlo più volte. Mi hai aiutato a capire dove ho sbagliato in tutti questi anni. Per conquistare la città dovevo modernizzarmi. Ci evolvere. Ok. Peccato che le cose in ragnatele. Uè, è mancato alla grande. Guarda, non puoi ucciderci, sono quasi. Ma io non voglio ucciderti, voglio solo. Stai per morire. Pensi di farmi? Sable, a che punto sei? Ho riattivato il laser. Bella. Oh, non dici che lo sconfiggi, che lo combattiamo in questo modo. Non puoi vincere questa battaglia. Ok. Io mo sto pensando a una cosa, mi sembra troppo semplice, ma non è che effettivamente me l'ha semplificato troppo. Forse è semplificato troppo. Non significa niente, io non voglio distruggerti, voglio solo darti fastidio. Vedi, ha cambiato la nuova dimanica di combattimento, ha usato una nuova azione. Non ti arrendi mai, però è ammirevole, ma ti ucciderò comunque. Aia. Bella. Fa male. Ok, posso finalmente danneggiarlo. Questo è per Yuri. Hai l'emicrania? Servono rinforzi. Ora. Bella, 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 bella. Allontanati. Bello, madonna, quando schivo così. Bella! Ah, te che l'ha colpito? Non l'ho capito. Ok, ora il laser. Tienilo fermo. Vi giuro, non ho capito che è successo. Si è mezzo buggata la scena. Vabbè, è tutto normale. Non ce l'ho dimenticato che è tutto normale con la versione PlayStation 4. Ma davvero?
Vabbè, ma io volevo battere. Bella! Lo stiamo massacrando, lo stiamo facendo molto male. Bella, l'abbiamo sconfitto. Ancora non mi rispetti. Che altro devo fare? Sai chi rispetto? Chi riconosce la sconfitta? Bombardamento in corso. L'ho mancato. Riprovaci. Questa volta ti aiuto io. Che cos'è quel coso di scudo adesso? Io scatto le bombe, tu tiragliele addosso. Il suo scudo è troppo resistente. Prima devo disattivarlo. Non farti colpire. Sì, ci provo. E come faccio a... Ma dai! Ah, ho capito! Ho capito che devo fare! Ora ho capito! Scudo disattivato! Indistruttibile, dicevi! Non credo! Ho capito! Aia! Cioè, adesso ho capito come devo fare, però... Bella, ho capito come funziona. Mi ha tirato lo scudo. Quindi mo lei mi lancerà di nuovo tutte queste belle granate. Mamma mia, devo schivare tutte. Aia. Aia, volevo fregarti. Bella, andata. Così mi fai innervosire. Indebolire, è la mia occasione. Andata, forza, andata. Finita? No, non ci credo proprio. Hai infatti. Bombardamento in corso. Sì, preso. Sistemiamoci una volta per tutte. Bella, bella, andata, bella, riandata. Colpiscilo. Mamma mia, quanto è fighissimo sto scontro. Arrenditi, prima di farti male sul serio. Avanti ragazzi. Siete in gamba. Vi concedo una chance. Preparati. Unitevi a me. Non morirete. Io scelgo la busta numero 3. No, è andata male, è andata male. E vabbè, dai. Un colpo dopo l'altro. E vabbè, mi ha... L'ho lanciato quando mi ha... E vabbè. Allora. Però vedi che sei una disgraziata. E vabbè però, dai! Ma non quanto me! Scudo disattivato! Indistruttibile, dicevi! Io ti detesto profondamente! E vabbè, levati! Aia però, Maronna, non era così che doveva andare. Ma, beh, no, no lui, no lui,
Bella, è andato. Ah, Madonna. Non è facile. Alla faccia che ho messo sempre di modalità facile, meno male. E com'era con... vabbè, c'è pure da dire che il mio personaggio è molto scarso, Sì, preso! Sistemiamoti una volta per tutte! E vabbè, però, allora, questo qui si deve levare dalle scatole. Grazie che mi hanno tolto dalle scatole. Dai, abbattiamolo definitivamente. Possiamo? Sì, grande. Ultimo. Forse l'ultimo colpo. Dai. Cavolo. Non ho altra scelta. Lo scudo blocca la ragnatela. Gioco di squadra. Andata, colpito. No, non lo vedo. Che telecamera, la telecamera. Ah, cavolo. Maronna. Grazie, mo me aria quel colpo. No, e va bene. Oh, ma allora. Cavolo. Ma oh, non riesco più a avere la tempistica. Non più a tempistica. Non più a tempistica tua. No, non più la sua tempistica. Ho perso la sua tempistica. Grande, l'ho fatta. Mamma mia ragazzi, sto faticando. Madonna che colpo. È la Madonna. Divertente. Ehi, hai da fare? Conosco un'ottima pizzeria. La Sincaria mi aspetta. Giusto, devi combattere. Non amo la guerra, ma devo aiutare la mia gente. Lo so, scelte da eroi. Io non lo sono, ma ho imparato qualcosa. Ah sì? Tipo cosa? Abbattere nemici a battutacce? Beh, le mie sono ottime battute, ma l'umorismo è così soggettivo. Ti ringrazio. Di tutto. Niente abbracci. Sì. Certo. Mancanza di affetto, Spidey. Non è che mi dai uno strappo in città? Potrei nuotare, ma poi chi la toglie la puzza di pesce dal costume? Bellissimo. Oh, mi è piaciuto. Niente abbracci. Poi quella cosa, levati.
Mancanza d'affetto proprio, Spidey, mancanza d'affetto. Ragazzi, credo che è finita. Abbiamo finito l'ultimo capitolo? Sì. Vedo il coso che gira, però non vedo nient'altro. In memoria di Stelli, sì, sì, sì. Sì, cioè, ci ha lasciato Stelli. Tanta roba, mamma mia. Saltiamo, se no rischio anche il copyright, però sì, un omaggio a Stelli ci voleva. Pronto? I lanciaragnatele sono un po' stretti. Ti abituerai. Prova a starmi dietro. Sì, ti devi tuffare. Allora, fa un parte ridere, però è, diciamo, quello che poi vedremo prossimamente. Oh, ragazzi, abbiamo finito tutto. Abbiamo finito tutto. Ok, Hammerhead è sistemato, ma i suoi uomini sono ancora liberi. I ragni non si riposano mai. Abbiamo sbloccato un costume nuovo, che sarebbe lui. Orribile. Beh, ragazzi, io qua vi saluto con Delta, qui con Delta 28. Buonanotte. Io vi saluto con Spider-Man e continueremo con Miles Morales. Bella, ragazzi. Qui Delta 28, passo e chiudo. Bella, ragazzi.